L'uso di rappresentare simbolicamente la passione e morte di Cristo può essere fatto risalire al Medioevo. Attraverso vari passaggi, esso evolve dagli uffici drammatici alle sacre rappresentazioni, dove i personaggi sono raffigurati da statue o da gruppi statuari invece che da figuranti, quasi certamente posteriori al Concilio di Trento. La processione del Venerdì Santo di Sessa Aurunca ne costituisce un esempio. L'evento festivo presenta una specifica struttura narrativa. I confratelli del Santissimo Crocifisso, accollandosi il Cristo del Getsemani. Il Cristo legato alla colonna. Lecce Homo. Il Cristo caduto sotto il peso della croce raccontano la passione, cui segue la rappresentazione della morte. La confraternita si fa carico di veicolare il messaggio anche fisicamente, ponendosi come limitazione dello spazio narrativo. I cordoni demarcano il percorso. Sono tenuti da bambini, destinati a perpetuare nel tempo la confraternita. Il gruppo statuario delle Tre Marie si attua la mediazione con un nuovo momento narrativo, la penitenza. La struttura narrativa si attua attraverso forme specifiche di comportamento scandite dalla presenza di elementi rituali che ne definiscono anche il grado di partecipazione. Il pubblico non è solo il destinatario di tale narrazione, ma svolge un ruolo attivo interrompendo con l'esplosione di luce del fuoco purificatore dei falò il predominio del buio luttuoso. La penitenza che pervade l'intera processione
è espressa attraverso comportamenti gerarchizzati, dalla semplice partecipazione alla preghiera degli aggregati, allo scambio simbolico più evidente, richiesto tramite l'offerta protettiva dei ceri dalle donne vestite a lutto. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pregare per noi, vogliamo. Il nero, dominante dell'intero rito, si accentua nell'abito rituale dei confratelli, i quali comunicano la loro penitenza con una gamma talmente ampia di simboli, al punto da essere considerati gli effettivi officianti del rito. Si fanno carico fisicamente del peso dei gruppi statuari, accentuandolo con il passo cadenzato a cunnulella, prolungando il tempo della penitenza. La richiesta di purificazione mediante la penitenza, individuale e corale insieme, passa attraverso la costruzione di un tragitto che ripete il viaggio archetipale verso il Golgota. Anche la divinità, ritemporalizzata, partecipa alla ripetizione, entrando nel gioco della comunicazione. Il percorso della processione delimita uno spazio che, in quanto luogo della comunicazione, ne risulta sacralizzato. Chi garantisce alla comunità l'accettazione della sua richiesta? È lo stesso rito, nella sua struttura immutabile, nel suo ripetersi ciclicamente, che contiene la risoluzione salvifica. Così come è stato sempre, anche quest'anno l'identica rappresentazione determinerà la riaffermazione della divinità in quanto tale. I diversi livelli di comunicazione fin qui individuati si possono trovare riassunti nell'esecuzione del Salmo 50, unico esempio di canto popolare polifonico presente in Italia meridionale. Whoa!
Il Miserere Nos Domine verbalizza la richiesta di protezione. L'azione rituale del canto viene ripetuta in luoghi diversi, scandendo così il tempo della processione e contribuendo a sacralizzare lo spazio percorso dalla stessa. Thank you.
La processione dei misteri enuncia con la sua narrazione e il gioco simbolico l'espiazione della colpa, che in quanto codificata nel rito e perpetuata nel tempo, prelude alla resurrezione della divinità.